Per questa domenica non si promette niente di buono perché arriva il San Donato da Varnelle che addirittura con i suoi 63 gol all'attivo è il terzo attacco più prolifico d'Europa dopo il Bayern Monaco e l'Ajax, per cui è un battito. San Giovannese Calcio su Sport a chilometro zero, settimana di grossi cambiamenti in casa della San Giovannese perché dopo la sconfitta interna per 3-0 di domenica scorsa contro il Foligno, la società ha esonerato Agostino Iacobelli chiamando in sua sostituzione Aldo Firicano, nome questo ben noto nel panorama calcistico nazionale per le quasi 300 presenze in Serie A con tantissime maglie e per aver allenato anche diverse formazioni tra Serie D e Serie C. L'ultima esperienza dell'ex difensore, tra le altre di Fiorentina e Cagliari, riguarda praticamente quella con il Prato lo scorso anno. Da marzo in poi ha guidato la formazione lanera in una comoda posizione di media-alta classifica e quest'anno è chiamato a salvare la formazione azzurra dalla retrocessione in eccellenza. Un obiettivo questo è senz'altro possibile, ma che insomma dovrà essere raggiunto con i risultati e anche con le prestazioni. Per questa domenica non si promette niente di buono perché arriva il San Donato da Varnelle che addirittura con i suoi 63 gol all'attivo è il terzo attacco più prolifico d'Europa dopo il Bayern Monaco e l'Ajax, per cui è un battesimo di fuoco come è stato definito appunto dal tecnico fiorentino che si ritrova in questa settimana con alcune defezioni, una sicuramente quella di Samuele Lorenzoni, il difensore che dalla trasferta di Rieti ha rimediato un guaio muscolare, non sarà quindi disponibile per questa partita, più ci sono un altro paio di giocatori in dubbio, vedremo un po' se riuscirà a recuperarli o meno, sarebbe importantissimo perché affrontare la compagine degli ex Paolo Indiani e Filippo Gerardini al completo sarebbe davvero tanta roba. Ricordo quindi per questa settimana, domenica alle 14:30 alle Virgilio Fedini, San Giovannese San Donato Tavarnelle, diretta testuale come sempre su forzasangio.it, ma ci sarà anche la diretta TV su Sport Italia a partire appunto dalle 14:15. È tutto San Giovannese Calcio su Sport a chilometro zero e su www.forzasangio.it.